Lui è Pupi, ha 7 anni, è un gatto, era un gatto di proprietà che è arrivato da noi in gattile all'inizio dell'anno, gatto buonissimo, ed è arrivato per il solito motivo: è nato un bimbo e lui ha iniziato a fare pipì per casa e quindi è arrivato da noi in gattile. Lui è un gatto bellissimo, se vi siete innamorati di questo leprottino, perché per noi è il nostro gatto leprotto, con questo pelo meraviglioso, lucidissimo, lui è Pupi, che aspetta finalmente una famiglia perché vuole ritornare in una casa vera e non più stare in gattile. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora. La storia di Pupi è un esempio di come i cambiamenti nelle famiglie possano avere un terribile impatto sui nostri piccoli amici. Ed è davvero doloroso vedere un gatto, piuttosto che un cane, essere abbandonato. Sì, amore, ti sto raccontando una storia terribile, quella di questo micio, che lo sai, è stato abbandonato perché è nato un bambino in casa. Ma ti rendi conto? Vabbè, a che te lo dico a fare? Anche tu sei stato abbandonato. Beh, questo micione, pensa, dopo aver avuto amore, affetto, cosa gli è successo? Che l'hanno mollato, l'hanno buttato via, perché è arrivato un bambino in casa e qualcuno ha ritenuto che non ci fosse più posto per lui. E anche tu non vedi l'ora di trovare una famiglia, eh? Per adottare questa bella pantera nera, chiamate al numero 349 59 23 454.